questionario di Marcel Proust. La prima domanda del questionario dice: il tratto principale del mio carattere, del tuo carattere? Del mio carattere credo che sia la determinazione. La qualità che apprezzi in una donna? Direi due qualità, la sensibilità e la dolcezza. Invece in un uomo? In un uomo apprezzo l'intelligenza e l'umorismo. Una parola preferita? Arte. Un tuo difetto? Allora, un mio difetto che sono orgoglioso e anche che sono disordinato, due difetti. Se potessi scegliere un altro mestiere oltre il tuo, quale ti piacerebbe? Interpretare dei ruoli, magari recitare dei ruoli, quindi fare teatro, anche se l'attività fisica è qualcosa che mi piace molto fare, quindi la danza è una perfetta combinazione di attività fisica e arte, per questo credo che è stata la mia passione, lo è, perché c'è questa unione dei due elementi che per me è imprescindibile. Invece un mestiere che non ti piacerebbe assolutamente dover fare? I mestieri di routine, quelli che comunque ogni giorno sono uguali, che non ti danno possibilità di cambiare, non ti danno possibilità di crescere e di mettere del tuo, quindi di avere sempre la stessa cosa da fare ogni giorno. Un tuo sogno di felicità, può essere anche un attimo. Ma il sogno di felicità, in realtà nella mia vita vorrei riuscire a trovare un'armonia, una serenità interiore come persona, che non è semplice, sono comunque una persona serena e positiva, però riuscire ad avere questa completezza interiore, questa pace, questa serenità sarebbe veramente un grande successo per la mia vita. Un colore preferito? Il blu. Un fiore preferito? La rosa bianca. Un compositore preferito? Chopin. Un libro che porteresti con te in paradiso? Un libro fantastico, La Recherche di Proust, che porterei in paradiso perché è lunghissimo, quindi avrei l'eternità per poterlo leggere. Un tuo eroe reale, esistente? Direi i miei eroi reali sono quelli che sono dei volontari, quelli che danno il loro tempo e la loro sensibilità, la loro forza, la loro energia per aiutare le altre persone, quindi quelli che riescono veramente a migliorare la vita degli altri e lo fanno gratuitamente, con la voglia di fare qualcosa del bene anche sacrificandosi. La cosa che ti piace di più in questo mondo, di questo mondo? La cosa che mi piace di più di questo mondo sono le bellezze della natura, a volte veramente si rimane incantati a vedere i paesaggi, la luce, i colori, la forza della natura, questa è la cosa più bella. La cosa che ti piace di meno? Quello che mi piace di meno invece è quello che sta facendo l'uomo, quindi distruggere questo mondo con la deforestazione, l'inquinamento, come lo sta maltrattando, questa è una cosa che fa male. Il più grande dono di natura che pensi di aver ricevuto? Sicuramente il talento per ballare e una sensibilità anche d'animo interiore che mi permette comunque di poter interpretare e quindi di essere artista. Un dono invece che avresti voluto avere? A volte invidio le persone che con grande facilità sanno parlare tantissime lingue, che apprendono velocissimamente. A me piacerebbe parlare sette lingue, perché quando giro molto, quando vai in giro, avere questa capacità di scambio anche con le persone, di saperti sentire a casa, a tuo agio in ogni paese, questo mi piace molto. Lo stato attuale del tuo animo? Un po' confuso, devo dire, perché siamo in un periodo, soprattutto qua in Italia, di grande incertezza, confusione, non si capisce dove il paese stia andando, quindi direi confuso.
La cosa che vorresti dire ai giovani di tutto il mondo? Ai giovani vorrei dire di stare attenti ai falsi miti, stare attenti a quello che può essere un successo, una fama raggiunta velocemente, quindi a usare delle scorciatoie. La strada per arrivare e per realizzarsi è comunque lunga e faticosa in ogni campo, quindi state attenti. La cosa che invece vorresti dire agli adulti di questo mondo? Agli adulti, alle persone più grandi, comunque sicuramente quello che è il nostro passato e le nostre radici lo dobbiamo a loro. Il mondo sta cambiando molto velocemente, ma dobbiamo sempre tenere in considerazione da dove veniamo, quindi comunque portare sempre rispetto e gratitudine. Quando un giorno, se esiste il paradiso, ti trovi davanti alla porta di San Pietro, cosa vorresti che ti dicesse? Ben arrivato oppure? Beh, certo, vorrei essere accolto, vorrei poter entrare in maniera serena, spero comunque di, voglio dire, in questa vita, di fare un percorso bello, pulito, in qualche modo luminoso, per poter, vuol dire, se mi dovessi trovare davanti a San Pietro, poter entrare a testa alta, perché no? E che lui ti dica: come sei luminoso! Luminoso, perché no? Grazie.